E il primo pallone di questo match è tra i piedi del giocatore del Caravaggio. Ma il Fiumicino subito recupera. Ancora il Fiumicino in azione d'attacco. Ma il Caravaggio è attento. Subito il Caravaggio in attacco. Il numero 11 si libera della marcatura. Lotto prova il tiro, ma ottima la parata all'estremo difensore del Fiumicino. Subito il Fiumicino, ora si trova in fase offensiva e è un grandissimo gol propiziato da un errore difensivo e 1-0 per il Fiumicino, con tutto che il vento e il tempo non aiuta. Ancora Danese cerca di tenere il pallone, provano un tiro difficilissimo che si perde sul fondo e su questa azione del Caravaggio finisce il match e finisce per 1-0 per il Fiumicino.